Cambiare un po' le carte in tavola stravolgendo i gusti e gli abbinamenti. Oggi noi faremo un risotto con il broccolo siciliano e la scamorza. Iniziamo subito a pulire il broccolo siciliano. Io vado ad utilizzare anche i gambi. Molti li scartano ritenendoli duri, però tagliandoli per bene e in maniera fina, io li vado a riutilizzare sempre in qualunque modo. Io magari mi metto a cucinare il broccolo siciliano. Vado ad utilizzare anche le foglie. Tagliamo per bene, poi le andremo a lavare. In questo modo, se magari sono tante, abbiamo anche la possibilità di poterli congelare e quindi poterli riutilizzare magari in un secondo tempo per un altro piatto. Io ho parlato di risotto, ma lo sapete, con il broccolo siciliano si possono fare tanti primi piatti con ogni tipo di pasta. Per fare un buon risotto bisogna anche fare un ottimo brodo vegetale. Io cambio spesso le verdure. Oggi ho messo dei pomodorini, mezza cipolla, delle carote. Altre volte aggiungo anche le zucchine, le patate e altri tipi di aromi. In padella metto olio extravergine d'oliva, mezza cipolla e poi un po' di prezzemolo e basilico che conservo sotto olio e sotto sale. Se avete perso il video, ve li lascerò sopra nei link. Aggiungiamo poi i pomodorini e in un secondo tempo iniziamo a mettere il nostro broccolo siciliano. Spesso e volentieri mi vedete sfumare con del vino bianco, ma non lo faccio questa volta, non sempre, soprattutto quando uso il pomodoro e qui ho utilizzato anche i pomodorini. Ho aggiunto anche un po' di polpa e ora è tempo di mettere giù il nostro riso. Rick mi è venuto in aiuto ed allunga appunto con il brodo vegetale per favorire la cottura. Questo riso che non scuoce, cuoce in 8, massimo 10 minuti, però vi assicuro che quando si fa un risotto in questo modo, almeno 15, massimo 16 minuti di tempo ce ne vuole. Andiamo ora a tagliare la nostra scamorza, che io certe volte uso o scamorza affumicata oppure quella fresca. Ma manca qualcuno, questa volta non abbiamo visto Fly, lo sapete quando c'è mozzarella o scamorza, lui arriva sempre. L'aggiungiamo al nostro riso che è quasi pronto e andiamo a spolverare con del parmigiano e manteghiamo il tutto. La scamorza l'ho messa ancora con il fuoco acceso, mentre il parmigiano a fuoco spento. E voilà il nostro bel risotto, profumato, profumoso, è pronto subito ad andare a gustare. Risotto con il broccolo siciliano, pomodorini e scamorza. Buon appetito a tutti! Se ti è piaciuta questa ricetta, naturalmente oltre a riproporla, lasciami un like, in questo modo supporterai il nostro canale. E se non sei ancora iscritto, allora ti invito subito ad entrare nel nostro mondo, i bijou di Rick e Mary.